Buongiorno, oggi sono a Caslino d'Erba, proprio nel centro del triangolo lariano, e la mia destinazione sarà il Monte Palanzone. Mi trovo a circa 600 metri e dovrò raggiungere i 1400 del Palanzone. Ecco, ora è iniziato il sentiero, subito a serpentine, piuttosto ripido, cosparso di fiori. Si sente un picchio qua vicino. Sicuramente su quelle piante. Ancora un tratto piuttosto ripido, a sassi. Comunque è una mezz'ora che cammino, per ora ho fatto 200 metri di dislivello. Vediamo se riesco a tenere questa media. Questo è un tratto in mezzo ai castagni, alcuni ricci dello scorso autunno. Che cammino e i miei bei 400 metri di dislivello li ho fatti. Sono a un buon punto, ho superato la metà, credo. Un tratto in falso piano. Il sentiero è migliorato un po', da un 150 metri più sotto siamo passati al sentiero con qualche sasso, ma più che altro sottobosco. Ancora un centinaio di metri e sono alla bocchetta di Palanzo, e poi mi manca l'ultima mezz'oretta per la cima. Sono alla bocchetta di Palanzo, 1210 metri, e si prosegue di qua per la cima del Palanzone. Ancora 200 metri di dislivello e mi credo di stare nelle 2 ore. Sono sulla dorsale che porta al Palanzone, un ultimo sforzo e sono in cima. Ecco la cima,
ultimo pezzettino col fiatone, con la lingua che tocca lo scarpone. Eccomi qua. Dalla cima del Monte Palanzone, nel triangolo lariano, a 1434 metri. Questo qui sotto è la punta dell'Asino, credo si chiami, c'è ancora un po' di neve lì. In fondo il bollettone fatto l'anno scorso. Qui sotto c'è il lago di Como, un po' di foschia, ma insomma qualcosa si vede. Qui c'è tutta la dorsale che mi piacerebbe fare e arrivare fino a quella cima, anche lei sui 1400, poco sotto, ma proprio sopra il lago si vedrebbe un bel pezzo di lago. E qui ecco, lì sotto c'è Caslino, io sono entrato in quella gola. Proprio lì al centro ho lasciato la macchina. Là in fondo c'è il lago di Pusiano, in mezzo alla foschia, non si vede niente. Questo è Sormano. Lì ci sono le Grigne, il Resegone là in fondo nella foschia. Il Grignone. E questo è il San Primo, dove sono già stato due volte quest'anno, una volta con la neve in compagnia. E questa è la dorsale che sale dalla colma di Sormano. Questa è la stradina che porta al rifugio Riella, il rifugio del Palanzone che ho qui davanti. Ho fatto praticamente il giro dietro alla cima del Palanzone. Tornando alla bocchetta di Palanzo,
poi invece di scendere dalla strada di stamattina proseguo dritto. Dopo la Capanna Amara si prosegue per un tratto quarto d'ora in cresta e poi si svolta a sinistra e comincia la discesa nel bosco per tornare al punto di partenza. Ed ecco chiuso il giro, sono tornato all'Alpe Prina.